Adesso parliamo invece della separazione legale dei beni. Allora, in parte abbiamo già detto che il regime di comunione legale dei beni interviene in mancanza di una diversa convenzione, ai sensi dell'articolo 162, che appunto disciplina quella che è la forma delle convenzioni matrimoniali, e pertanto scatta automaticamente in caso di matrimonio se non vi è appunto un diverso accordo tra i coniugi. Questo però, lo abbiamo già detto, dal 1975, cioè la riforma della famiglia in poi. Prima, in realtà, se non vi era appunto un diverso accordo tra le parti, tra i coniugi, diciamo che interveniva invece un regime, automaticamente, un regime di separazione legale dei coniugi, dei beni, tra i coniugi. E pertanto, che cos'è il regime di separazione legale dei beni? Allora, abbiamo già detto, in parte, anche quelle che sono le cause che fanno venire meno, diciamo, la comunione legale. In occasione appunto quando abbiamo parlato dello scioglimento della comunione, no? Ecco, chiaramente quando viene meno la comunione legale dei beni interviene un regime di separazione legale dei beni, che sia un regime diciamo convenzionale oppure che sia un regime che si basi sulla caratteristica diciamo principale della separazione legale dei beni, che è appunto quella di differenza della comunione legale dei beni, dove appunto tutti i beni acquistati successivamente alle nozze, abbiamo visto che poi le regole possono essere complesse e si fondano appunto sulla differenza tra i beni che rientrano nella comunione legale e quelli che invece vengono considerati personali. Però c'è una caratteristica fondamentale della comunione legale dei beni, è quella che tutti i beni acquistati durante il matrimonio, dunque successivamente alle nozze, rientrano nella comunione legale dei beni. Abbiamo visto anche che ci sono appunto delle eccezioni con riguardo a quei beni che vengono considerati personalissimi. O per personale. Tuttavia, la caratteristica invece personale, principale della separazione legale dei beni è appunto invece l'opposto, ovvero quella che consente ai coniugi, mediante appunto questo accordo, un accordo appunto, oppure il fatto che appunto sia venuta meno la comunione legale dei beni, che appunto la caratteristica sulla base di un accordo dei coniugi di conservare. È quella appunto di conservare per i coniugi la titolarità esclusiva, dunque diciamo, il diritto di proprietà e il godimento esclusivo su ogni bene acquistato successivamente alle nozze, dunque durante il matrimonio. Esattamente l'opposto pertanto della comunione legale dei beni. Ricapitoliamo, separazione legale dei beni significa per ogni coniuge la possibilità di conservare, non possibilità, proprio la conseguenza rispetto appunto al fatto che si è in un regime di separazione legale dei beni, di avere diciamo, la titolarità e dunque proprietà e godimento esclusivo su ogni bene di cui si è proprietari e anche appunto tutti quelli acquistati successivamente alle nozze, dunque durante il matrimonio. Chiaramente anche quelli acquistati precedentemente, che come abbiamo visto anche nel caso di comunione legale, in determinati casi rientrano comunque nel patrimonio personale esclusivo di ciascun coniuge. E quindi, questa è la caratteristica principale. Per quanto riguarda la disciplina, è contenuta nella sezione quinta, quindi quella successiva alla comunione convenzionale, che è la sezione quarta, e sempre del capo sesto, no? Sul regime patrimoniale della famiglia, del titolo sesto, sul matrimonio, del primo libro, del codice civile. Tuttavia, anche come avviene nel caso della sezione quarta, no? Che disciplina il regime della comunione convenzionale, anche la sezione quinta sul regime di separazione dei beni, in pratica contiene pochi articoli perché in parte si desume, no? La disciplina anche in merito a quelle che sono le disposizioni generali e le disposizioni della sezione più lunga dedicata alla comunione legale. Tuttavia, con riguardo alla sezione quinta, il legislatore ha inteso disciplinare specificamente alcuni aspetti che riguardano, a parte l'articolo 216 che era stato poi abrogato, l'amministrazione e il godimento dei beni, le obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e la prova della proprietà dei beni. Quindi, diciamo che con riguardo all'articolo 217 si ha anche appunto la nozione, no? Di separazione legale dei beni quando appunto si afferma che ciascun coniuge ha il godimento dell'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. E poi, diciamo che i commi seguenti dell'articolo 217 ci fanno anche capire come. In pratica, è vero che ciascun coniuge ha il godimento della titolarità
esclusiva su, su ogni bene di cui è proprietario, però è anche vero che volendo può conferire, diciamo, l'amministrazione di questo bene anche all'altro coniuge, secondo quelle che sono le regole del mandato. Infatti, se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura di amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato. E così via. Articolo 218, invece ci espone un'altra situazione, che è quella del coniuge che, nonostante appunto il fatto di essere in regime di separazione legale dei beni, tuttavia usufruisce dei beni dell'altro coniuge, che sono di titolarità esclusiva dell'altro coniuge. Ecco, in questo caso si sottopone a tutti quelli che sono i doveri tipici dell'usufruttuario. Infatti, l'articolo 118, obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario. Mentre per quanto riguarda la prova della proprietà dei beni, chiaramente il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi. Quindi si afferma, in sostanza, anche nel regime di separazione legale dei beni, diciamo, l'esigenza chiaramente di dimostrare che ciascun bene è di titolarità esclusiva di quello o di quell'altro coniuge. Se non che, anche nel caso di separazione legale dei beni, può essere che in caso appunto di un litigio o comunque di un contenzioso che riguarda un bene specifico, se non si è in grado di dimostrare la proprietà di quel bene, nei fatti lo stesso ricade nella sorta di comunione, di pratica condivisione, sì, di proprietà, diciamo, indivisa e condivisa per pari quote da entrambi i coniugi. Poi, con riguardo alla separazione, finiamo, diciamo, l'argomento semplicemente ricordando quelle cause che abbiamo già, diciamo, elencato, che possono fare venire meno la comunione legale. Quando viene meno la comunione legale, a meno che appunto non vi sia una dichiarazione di morte presunta, comunque appunto la morte dell'altro coniuge, si ricade in un regime di separazione invece, che può essere o una separazione appunto basata sulla fondamentale caratteristica dell'articolo 217 sull'amministrazione e il godimento dei beni, oppure anche una separazione, un diverso regime di separazione convenzionale appunto stabilito dai coniugi stessi, che magari stabiliscono che un bene possa rientrare, diciamo, nel godimento di entrambi, un altro invece nel godimento esclusivo, e così via. E pertanto, quando si instaura il regime di separazione legale dei beni, ricapitolando, o direttamente al momento di sposarsi, se i coniugi lo stabiliscono con una dichiarazione contenuta direttamente nell'atto di matrimonio, oppure anche successivamente se i coniugi decidono di ricadere, cioè decidono appunto con un atto pubblico di scegliere il regime di separazione legale dei beni, oppure scelgono un regime, diciamo, convenzionale, dove appunto tutti, dove ogni cosa deve essere, però, cioè dove non ci devono essere un riferimento a clausole di stile, ma o a legge o ad usi, ma ogni, diciamo, accordo di tipo patrimoniale viene specificamente, diciamo, indicato dai coniugi. Oppure anche in altre situazioni che avevamo già elencato nel caso appunto dello scioglimento della comunione dei beni, e sono la cessazione degli effetti civili del matrimonio, però chiaramente nel caso di divorzio cessa appunto qualunque regime. Nel caso di separazione giudiziale, invece, nel caso di separazione si pratica, si scioglie la comunione legale dei beni e si rientra in un regime di separazione dei beni. E anche nel caso, negli altri casi, ad esempio, il fallimento appunto del marito o della moglie, oppure gli altri casi erano, dunque, questo abbiamo detto: separazione personale con accordo convenzionale del coniuge, separazione giudiziale pronunciata in caso di interdizione e di inabilitazione. Ecco, questo non mi ricordavo. Anche nel caso di separazione, anche nel caso di sentenza giudiziale che indica appunto l'interdizione o l'inabilitazione dell'altro coniuge, si finisce appunto per sciogliere la comunione legale dei beni e creare un regime di separazione. E l'ultimo caso è quello già citato, che avevamo già citato appunto sempre nel caso dello scioglimento della comunione legale dei beni, ovvero quello di una sentenza giudiziale per la cattiva amministrazione da parte di uno dei coniugi della comunione legale. E tutti questi casi fanno venire meno la comunione dei beni e instaurano un regime pertanto di separazione legale dei beni.